Salve a tutti, eccoci qui. Come vedete siamo in una situazione forse un pochino atipica, diversa dai video che facciamo solitamente, ma per una semplice ragione. Sono qui assieme oggi con un amico, un maestro anche, tra poco dirò perché è un maestro che ultimamente ha pubblicato un pregevole lavoro, una graphic novel. Per chi mi segue sui miei vari canali social, magari ecco, sa di cosa sto parlando. È la graphic novel, è questa Yeshua del maestro Marco Chiucchiarelli, che tra poco sarà qui con noi, edito dalla Douglas Edizioni. E se questo personaggio qui sulla copertina, ecco, vi ricorda effettivamente qualcuno, effettivamente la somiglianza può essere abbastanza ovvia. Ed è per questo, infatti, che sono qui a parlarne con il maestro Marco Chiucchiarelli, che ringrazio per la sua gentile ospitata. Ciao Marco. Buongiorno a tutti, grazie Francesco per questa opportunità, una promessa che mi hai fatto tempo fa e che hai mantenuto, essendo tu una persona di parola, grande professionista. Vedo oggi Grazie. questa promessa che mi hai fatto tempo fa di questo incontro che avremmo fatto, So, è passato più di un anno forse. sì, di più, quindi Sì, grazie veramente di perché. cuore. Ma figurati, figurati. Io, giusto per parlarne con chi ci sta in questo momento ascoltando e chi ci sta vedendo, ho avuto modo di conoscere il maestro Marco Chiucchiarelli, che, giusto ricordarlo, per chi non ti conosce, io prendo le informazioni proprio dal fumetto di Yeshua, ricercatore delle tecniche pittoriche antiche, studioso appassionato del disegno e dell'anatomia, costantemente interessato allo studio della filosofia, dell'esoterismo e delle religioni, e che persegue la sua ricerca pittorica trovandone le radici nelle botteghe del 400 e del 500. E dal 2005, oltretutto, sei fondatore della scuola d'arte Inform of Art, che è presente a Napoli, giusto? Quindi tu lavori e Sì, vivi a vivo Napoli. e lavoro a Napoli. La scuola è stata fondata, come appena detto, nel 2005 e successivamente alla scuola, dopo neanche 10 anni, nasce il progetto della casa editrice, della Douglas Edizioni, che nasce nei primi anni come casa editrice che pubblica fumetti, graphic novel in particolare. E da lì poi, con la scusa di iniziare a pubblicare trattati dell'arte, manuali d'arte realizzati sia da noi che, diciamo, da autori del passato, quindi trattati che non vengono più pubblicati, ma che riteniamo essere fondamentali, da riportare alla luce, da lì poi siamo passati anche alla narrativa e da poco alla saggistica. E infatti, gli ultimi lavori pubblicati sono proprio le tue opere, L'Apocalisse di Gesù e Paolo di Tarso. Sì, infatti per chi è distratto, magari che forse segue distrattamente i miei canali social, qui Paolo di Tarso e l'invenzione del cristianesimo, copertina interamente curata dal maestro Marco Chiucchiarelli, e ovviamente poi l'Apocalisse di Gesù con questo eccioma tipico, come dico sempre, che è stata, potremmo dire, una nostra intuizione, no? Quindi questo eccioma armato di pugnale, se un pochino ci vuoi parlare di questa cosa, per poi passare ovviamente a Yeshua. Beh, mi farebbe piacere, diciamo, prenderla alla larga questa vicenda, perché quando, insomma, speravo di essere arrivato agli sgoccioli della realizzazione della storia, mi ero, come tu ben sai, mi ero concesso un'ultima lettura sull'argomento Gesù storico. Non ti conoscevo ancora e mi sono imbattuto nel tuo libro Il Cristo illegittimo, perché ovviamente non essendo io uno studioso dell'argomento, ma come dico sempre un appassionato lettore, ero sempre incuriosito, sempre voglioso di poter avere nuove informazioni per arricchire la storia, e quindi mi sono imbattuto nel tuo libro. Una volta letto il tuo libro, sono rimasto folgorato, perché a
A parte la tua capacità di esposizione così chiara, limpida e preciso nelle informazioni, è come se mi avesse finalmente schiarito tutta una serie di dubbi, di incertezze accumulate nel corso degli anni attraverso le letture. E quindi mi sono concentrato molto sul contenuto del tuo libro per rivisitare la sceneggiatura della storia per trovare dei punti chiave e poi ho deciso, visto che diciamo in cuor mio, anche se non ti conoscevo ancora, ma ti ero già grato, insomma, decisi così timidamente di contattarti e poi da lì è nata questa bellissima amicizia, questo rapporto di collaborazione. E quando ti ho addirittura paventato l'ipotesi di poter pubblicare con noi dei tuoi lavori e abbiamo avviato la pubblicazione della prima opera, quindi l'Apocalisse di Gesù, e abbiamo iniziato a concertare insieme la copertina, anche lì tu hai avuto questa intuizione favolosa sulla scorta di un Ecce Homo che io ho realizzato molti anni fa, un acquaforte. Tu hai pensato, ma a me piace molto questa immagine. Che dici se aggiungiamo questo pugnale, questa sica nella mano di questo Messia Zelota? E io l'ho trovata molto convincente come idea, perché a me poi piace molto il rapporto di collaborazione, sviscerare le idee insieme, perché credo che la cosa più importante non sia l'ego personale dell'artista, ma sia raggiungere un obiettivo finale che possa essere il migliore possibile per tutti quanti, quindi per gli autori, per la casa editrice, e l'ho trovata validissima come idea. Tant'è vero che, come si vede evidentemente, quell'idea poi me la sono trasportata per la copertina del graphic novel, dove cambia semplicemente il modello, cioè Sì. Sì, il modello che ho utilizzato. perché il Gesù dell'Apocalisse di Gesù, ecco, del libro, è il classico Gesù con i capelli lunghi, quindi l'iconografia è quella della Chiesa, che la Chiesa ci ha sempre insegnato, no? Ci ha sempre tramandato, mentre il tuo ha i capelli più corti e quindi ha una fisionomia già differente, giusto? Sì, assolutamente, anche se diciamo c'è questa diatriba sulla lunghezza dei capelli di Gesù all'epoca, però insomma non era diciamo il punto nevralgico della mia ricerca, quindi la capigliatura di Gesù. Ovviamente per il fumetto da anni mi avvalevo di una serie di modelli che venivano a posare in studio, quindi non è che avrei potuto stravolgere. Semplicemente ho utilizzato il modello che stavo utilizzando, ma credo che il risultato finale sia comunque gradevole, insomma, di effetto. Questo per dire che l'idea maturata per l'Apocalisse di Gesù l'ho ritenuta talmente valida da trasportarla nella copertina del graphic novel. No, ma secondo me è stata un'intuizione geniale, ma non perché vogliamo incensarci vicendevolmente, ecco. Ma secondo me, che è giusto poi far rivedere l'immagine, è mostrare, secondo me, proprio questa contrapposizione dell'Ecce Homo, che noi tradizionalmente lo conosciamo come il Messia oramai sconfitto di fronte a Ponzio Pilato, di fronte al popolo che sta subendo quel giudizio di crocifissione, quindi oramai è un personaggio che è pronto alla morte, ma l'elemento atipico proprio del pugnale, quindi di questa sica, comunque di questo pugnale che mostra il carattere di quel personaggio, perché proprio ecco, molte volte lascio per te la parola, Lecce Homo è visto come il personaggio, ripeto, sconfitto, spogliato, anche proprio anche della sua umanità, potremmo dire così, che accetta il suo fato, perché il Gesù che è sempre tradizionalmente riconosciuto dalla tradizione cristiana è quel Gesù che è consapevole della morte perché deve morire, perché deve assolvere a quel disegno provvidenziale di Dio, mentre ecco, in questa rappresentazione, secondo me geniale che hai fatto, questo Gesù invece armato mostra quella determinazione e quel suo carattere invece rivoluzionario politico, che è lontano poi Assolutamente. dall'immagine religiosa che noi conosciamo.
Assolutamente sì, hai sintetizzato alla perfezione, perché per esempio l'immagine dell'Ecce Homo che tu hai conosciuto, che ti aveva colpito, quindi quella che io ho realizzato diversi anni fa, è concepita in quel modo perché quell'Ecce Homo è il classico agnello di Dio che viene offerto in sacrificio per la salvezza del mondo. E tra l'altro è stato realizzato quando a quell'epoca io vivevo un percorso di fede, ero credente. Poi, diciamo, la mia vita è cambiata, insomma, ho preso altre strade, insomma, ci sono state altre consapevolezze. Invece l'immagine che abbiamo concepito insieme, perché è un'immagine concepita insieme, ha proprio un intento diverso, cioè di un messia nel senso di appartenenza al movimento messianista dell'epoca, quindi di tanti messia che si sono succeduti, che sbucavano fuori come i funghi, che è stato sì sconfitto, ma ha combattuto. E ha combattuto con le armi. Quindi è un significato completamente diverso. Stiamo parlando di una rivolta non celeste, ma di una rivolta terrena. Cioè, di chi ha preso in mano la spada, ha ucciso, ovviamente per un ideale, per una causa da loro ritenuta giusta, e che quindi, diciamo, sta a significare proprio tutt'altro, ecco. Quindi questo era il senso, anche perché poi il fumetto parla proprio di questo spirito cioè il senso profondo del fumetto è il concetto di libertà, di chi non vuole essere oppresso dall'invasore, di subire la prepotenza, l'ingiustizia di altri popoli che vengono a dominare la propria terra. Insomma, questa è una storia che tu mi puoi insegnare benissimo, però è quello il senso, quindi ecco perché l'immagine partorita prima per il tuo libro e poi traslata nel graphic novel, secondo me è perfetta per significare quei contenuti. Sì, perché io poi ho, poi ovviamente tu prima hai parlato del Cristo illegittimo, che è l'opera che ho fatto con la mia vecchia casa editrice, la Uno Editori, che poi è confluito totalmente in un nuovo lavoro, rivisto, aggiornato, ampliato, che è stato poi l'Apocalisse di Gesù, quindi che è stato, potremmo dire così, il punto d'arrivo, almeno per adesso, di questa ricerca sul Gesù storico. E che poi sei riuscito, secondo me, a far confluire perfettissimamente anche nel graphic novel, perché poi parliamo magari delle particolarità di questo tuo fumetto. Però quello che a me ha colpito tanto, ed è una cosa che ho voluto sempre tentare di mostrare attraverso i miei libri, è l'umanità di Gesù. Perché molte volte quando si fa ricerca sul Gesù storico, meno, si è inevitabilmente influenzati dalla tradizione cristiana, quindi da quello che noi, in un modo o nell'altro, abbiamo sempre carpito dalla dottrina. Quindi un Gesù sì uomo, ma allo stesso tempo uomo e Dio, no? Quindi quando si dice questo, si tende sempre a escludere un pochino l'uomo e a mettere in risalto la figura divina, perché si dice sempre è più interessante, più intrigante, eccetera. Io invece penso che il Gesù uomo, quindi come tu hai ben descritto, il Gesù che aveva una speranza di rivalsa, no? Ecco, tutte queste cose qui, e quindi combatteva armato perché doveva anche combattere, doveva smuovere le masse, magari anche dover uccidere. Questo rientra nella sfera prettamente umana e secondo me non è meno affascinante della presunta sfera divina. E quindi secondo me questo l'hai ben mostrato all'interno del graphic novel, pensando anche per esempio a tutta la cerchia apostolica, quindi degli uomini che erano attorno a Gesù, perché anche loro comunque sono stati mossi da, potremmo dire così, da volontà umana, ecco. Con tradimenti, con litigi, perché c'è anche la parte del tradimento che è molto interessante, soprattutto nelle parti finali del graphic novel, perché lì veramente, come ti avevo anche detto all'epoca, quando vidi, poi ti lascio la parola ovviamente, quando vidi le primissime tavole,
c'era questo passaggio, potremmo dire così, di questa discussione, poi non è andata a finire bene, fra Giuda e Pietro, che io ho descritto nei libri e che io subito, quando vidi le prime bozze, ti dissi, guarda, io l'ho sempre immaginato in questo modo, e sei riuscita veramente a trasmetterla, anche nella sua drammaticità, proprio a trasmetterla in maniera, secondo me, perfetta. Quindi faccio ancora i miei complimenti, ovviamente. Beh, innanzitutto ti ringrazio nuovamente perché sei sempre veramente molto caro nel descrivere il mio lavoro, quello che faccio, come lo faccio. Però in particolare la parte finale era quella che mi dava più tormento, cioè io non riuscivo a chiudere questa storia. Perché sì, è vero, c'è una percentuale ovviamente romanzata. Perché mi interessavano anche degli elementi di fantasia, come per esempio l'incontro con Giovanni Battista che avviene in questa dimensione un po' mistica, prima dell'incoronazione come re, ci sono altri spunti, ma quello che mi tormentava di più era la chiusura. Ecco, volevo una chiusura diversa, nuova, anche che potesse far nascere qualche dubbio. E ecco perché parlo di veramente di illuminazione quando ho finito di leggere il tuo libro, perché è proprio la lettura del tuo libro che mi ha consegnato la chiusura dell'opera, ipotizzando quel tipo di finale. Ecco perché te ne sarò grato per sempre, perché altrimenti secondo me stavo ancora a rimaneggiare la sceneggiatura. Poi ci trovammo che tu, insomma, trovasti molto interessanti le tavole perché le hai trovate realizzate in un modo che avevi sempre immaginato. E poi ci sono altri spunti, ad esempio, che però non ho voluto esaltare troppo perché non erano di primaria importanza all'interno della storia, come il lasciar blandamente intendere che alle spalle dei capi ci siano altri capi, cioè più divinità. E quindi questo rimando molto evanescente agli Elohim, però te lo ripeto, non è stato. Sì, perché, scusa, ti interrompo un attimo, perché tu nel libro, oltre a ringraziare me, ringrazi altri due autori, uno è Mauro Biglino, e quindi il rimando anche a questa dimensione evanescente di cui, che tu hai descritto in questo momento, e un altro è David Donnini, che è stato comunque un importantissimo autore che ha messo anche in campo una possibile relazione fra il movimento di Giuda il Galileo, quindi anche la famiglia di Giuda il Galileo con il personaggio di Gesù all'epoca. Ovviamente una ipotesi che io non ho mai accolto, però comunque che tu invece hai sempre trovato affascinante, che in qualche modo anche qui in maniera evanescente, come la questione dei capi, no? Hai voluto mettere in campo in questo fumetto, sbaglio? Allora, il fumetto è dedicato a. Io ho letto tanti libri negli ultimi anni relativi all'argomento, anche libri di autori, altri autori molto autorevoli che hanno trattato i Vangeli apocrifi, storia della tradizione ebraica, storia del cristianesimo, tanti. Veramente è di vario genere, però tra questi ci sono tre autori a cui io sono veramente affezionato come se fossero, ecco, delle figure parentali, perché è stata talmente la passione, l'interesse per l'argomento, ma perché questo si è intrecciato con delle vicende della mia vita, perché vengo da un certo tipo di percorso, di esperienza. E in ordine cronologico, ecco, nella dedica io ho voluto rispettare un ordine cronologico di conoscenza di questi autori. Il primo autore con cui mi sono incontrato, ecco, nella lettura è stato David Donini. E il secondo Mauro Biglino, il terzo sei tu, con il quale poi è nato questo bellissimo rapporto di amicizia e di stima reciproca, che è veramente diventata una ricchezza nella mia vita. Ma lo sai, insomma, non stiamo a scambiarci complimenti così Già lo facciamo troppe volte in privato, quindi vabbè. lasciamo perdere. È veramente sentita dal profondo del cuore questa cosa, quindi. E quindi,
Quest'opera l'ho voluta dedicare a voi tre perché attraverso le vostre opere mi avete dato tanto, mi avete aperto le porte ad una visione molto interessante della vita, del mondo, sull'argomento in particolare. E per esempio la sfera del rapporto tra Gesù e la Maddalena è sicuramente ereditato dalla lettura dei libri di David Donnini. Questa velata, diciamo, questo velato rimando a queste divinità extraterrestri, a questi Elohim, è mutuata dalla lettura e dalla visione dei video di Mauro Biglino e dei suoi libri. E sicuramente la chiusura e tutta una serie di caratteri presenti all'interno della storia sono ereditati dalla lettura dei tuoi testi. E nello specifico vorrei ricordare questa cosa molto bella di quando tu hai operato più di un anno fa una prima revisione dei testi e mi hai segnato pagina per pagina dove lo ritenevi opportuno una serie di appunti. Ad esempio, per esempio, per quanto riguarda Ponzio Pilato, mi hai specificato che fino all'anno 50 i prefetti erano Erano definiti in un certo prefetti e poi modo. successivamente procuratori, ecco, sì, c'erano queste Esatto. cose qua, Allora tu mi sì. dici perché lo chiami già procuratore? In realtà, attraverso si sa che dal 50 in Sì, poi. sì, Ecco, sì. queste erano le caratteristiche che mi mancavano assolutamente perché, lo ripeto, ecco, non essendo uno studioso dell'argomento, mi hanno consentito di coltivare quell'aspetto più colto per il fumetto che mi interessava molto. Mi interessava molto, volevo per quanto possibile essere preciso su certi punti e quindi anche ti ricordi alla fine quando c'è il dialogo finale tra Pilato e Gesù? Ecco, io per esempio ho ritenuto molto valido quell'intervento che tu hai fatto sul concetto di libertà e quindi hai detto, guarda, io lo scriverei così, infatti ce l'ho inserito come me l'hai suggerito, perché quando trovo valida un'idea, un suggerimento, io lo sposo subito, perché il protagonista deve essere l'opera, non chi la fa. E quindi tengo conservati quei due file, quei due fogli Word preziosamente, è bellissimo perché poi quando ho fatto la revisione finale, ho detto adesso è il momento di tirare fuori tutte le note di Francesco e le seguirò alla lettera, perché sono una ricchezza, ecco, di chi da studioso, approfondito e appassionato dell'argomento può suggerire a chi non lo è, ma a chi sta trattando comunque quell'argomento in un'altra forma, delle notizie importanti che possono, secondo me, solo arricchire di più l'opera. No, sono assolutamente d'accordo, nel senso che c'è della cura evidente, no? In questa opera che non è soltanto legata a queste, uno potrebbe anche definirle minuzie, no? E invece vai a unire poi le minuzie e crei effettivamente un'opera coerente, un'opera di qualità. Io poi, qua parlo, e te l'ho detto anche prima di questa registrazione, no? Io parlo veramente con un conflitto di interessi perché io non ho mai nascosto di amare le botteghe del 400 e del 500, quindi quello stile artistico lì a cui tu poi ti richiami, perché poi nella tua scuola d'arte fai proprio questo, proprio vi comportate proprio come una bottega rinascimentale nel vero senso della parola, quindi i passaggi anche che fate a livello artistico quando crei o create con i tuoi studenti comunque un'opera d'arte è proprio quella che va a richiamare le botteghe rinascimentali, o sbaglio? Sì, è esattamente così. Noi ricalchiamo tutti i passaggi che si operavano nelle botteghe tra 400 e 500, quindi riprendiamo tutta la metodica del disegno dal vero delle statue, dei modelli viventi, c'è lo studio dell'anatomia, poi si passa alle tecniche pittoriche secondo tradizione, quindi si preparano le tele, le tavole, si impastano i pigmenti e si seguono tutti i passaggi così come si faceva all'epoca, quindi il monocromo, la grisaglia, la policromia,
fino a, insomma, all'opera finita. Percorso affascinante, come dico sempre. Concordo. Però è ispirato proprio alle stesse metodiche dell'epoca. Allora, Marco, c'è anche un'altra cosa da dire, nel senso che è vero che tu ti richiami all'arte rinascimentale, come abbiamo detto, alle botteghe, eccetera, ma ho visto che questa è stata anche una cosa che mi ha molto colpito, è che addirittura anche i balloon sono stati comunque disegnati da voi, quindi è rimasto anche questa manualità, no? Nel disegnare il balloon, e quindi sembra veramente proprio un lavoro, non sembra, è effettivamente un lavoro manuale a 360 gradi. Non so se poi vuoi spiegarci meglio tecnicamente come è avvenuta questa realizzazione. Quindi sei tu che ti sei prodigato a farlo proprio a Sì. matita, oppure c'è un po' di elemento digitale in questo, però senza eliminare la genuinità dell'artista. Ecco, diciamo così. No, il fumetto è realizzato in digitale. Mi sono avvalso di una semplicissima matita HB digitale, e questo, se io non lo specifico, la maggior parte delle persone crede che si tratti di una matita tradizionale su carta. Però in realtà il problema del digitale non sussiste, perché se per una vita intera sei abituato a disegnare, a dipingere con, diciamo, i mezzi tradizionali, sul digitale stai cambiando semplicemente strumento, ma, diciamo, le tue capacità, le tue abilità restano immutate. Puoi avere solo qualche vantaggio, qualche comodità, soprattutto per quanto riguarda la tempistica. E per quanto riguarda i balloon, anche quelli sono realizzati, sì, in digitale, ma a mano. Ma Cioè, sono quindi scritti anche a sono scritti mano. proprio. Sono Sì. scritti a mano, e, diciamo, per riuscire a chiudere il lavoro e poterlo portare al Comic-Con di quest'anno, i balloon li ha scritti Simone Prisco, che è l'art director della Douglas per quanto riguarda tutta la sezione di fumetti. Quindi, con una santa pazienza, si è messo e, diciamo, ha compiuto questo miracolo di realizzarli, Bene. diciamo, in tempi brevissimi. E poi, vabbè, c'è stato, ti ricordi, te ne parlai, perché erano coinvolti pure i volumi di Paolo. C'è stato Sì, il problema con il Corriere, perché andarono in sciopero, quindi Corriere. questi volumi ristampati il giorno prima del Comic-Con. Però fortunatamente poi è andato tutto molto Bene. bene. Però pochi giorni prima Simone aveva fatto questo, veramente questo grande lavoro, questo sforzo. Ha fatto le nottate per realizzare tutti i balloon a mano, perché, ecco, non sono digitati con la tastiera, ma scritti proprio, sì. Esatto, non Quindi un hanno lavoro di grande questo fattore attenzione. digitale, però secondo me è un valore aggiunto perché, ripeto, mostrano ancora di più quello che c'è dietro, proprio il lavoro manuale anche di un artista, anche nello scrivere ogni singolo balloon e poterlo quindi realizzare. Poi digitalmente o no, però la mano che c'è dietro nel realizzarli. No, ma tra l'altro, diciamo, a parte, diciamo, veramente il grande lavoro che lui ha fatto per consentirmi di completare tutto il lavoro, c'è anche quell'aspetto di cui parlavo prima, per quanto riguarda la collaborazione, per esempio, per le copertine che abbiamo avuto tu ed io. Ecco, lui, per esempio, ha suggerito che nel fumetto erano previsti dei fondini colorati a seconda delle varie sezioni. Lui mi ha detto, ma guarda, ha detto, visto che c'è questa bella matita, ha detto, ma facciamolo proprio completamente in bianco e nero. E io ho sposato quest'idea, e poi, devo dire la verità, ne sono rimasto molto convinto, contento, perché poi il lavoro mi è piaciuto molto. Poi lui si occupa dell'impaginazione, di tutti questi aspetti, graphic novel, lui cura anche questi aspetti dell'impaginazione. Quindi, questo per dire che a noi interessa che alla fine il prodotto raggiunga il risultato migliore possibile. Quindi non ci sono quelle prevaricazioni o quelle punte da prima donna. No, ma io ho deciso così. No, ci relazioniamo con grande scioltezza, ecco, perché, te lo ripeto, è il libro che deve avere
il primo posto, non la persona o il carattere della persona. Quindi, grazie a questa mentalità, sono rimasto molto contento del prodotto finale. Bene, bene, no, ma anche io, nel senso che averlo fra le mani e vedere soprattutto alcune anche intuizioni artistiche, che ovviamente non vado ad anticipare perché voglio spingere chi ci sta ascoltando ad acquistare quindi il volume Yeshua di Marco Cucchiarelli, quindi Douglas Edizioni, che si può ordinare sul sito L'Albero dell'Arte, giusto? Che è il sito e-commerce della Douglas. I fumetti sul sito Douglas, quindi Ah, sul sito Douglas, www.douglasedizioni.com. ok. Ok, Sì. quindi L'albero dell'arte douglasedizioni.com, è ok. invece il sito che abbiamo creato l'anno scorso, dove sì. L'alberodellarte.com invece accoglie tutta la nuova produzione, quindi la saggistica, ecco, i tuoi libri, la narrativa, la trattatistica, che piano piano sta crescendo e si impreziosisce sempre di nuove belle opere. Ok, Marco, guarda, un'ultimissima così domanda, anche perché vedo che la connessione ci sta piano piano lasciando, quindi cerchiamo di veramente di chiuderla in bellezza il più possibile. Ci riusciremo. Ci riusciremo, dai. Progetti futuri, perché comunque noi non abbiamo finito qui, perché è vero che abbiamo pubblicato l'Apocalisse di Gesù, c'è stato questo rapporto con Yeshua, poi adesso poi terza ripensione del cristianesimo, ma è proprio con Paolo, no? Che magari continueremo un certo tipo di percorso di collaborazione. Io lascio a te in piena libertà di dire quello che vuoi, perché magari parlo Sì, io sì. troppo, dico delle fesserie, però proprio 2 minuti se vuoi anticiparci magari qualcosa e poi ovviamente ci salutiamo. Allora, come progetti futuri c'è questa bellissima possibilità di poter fare questo lavoro a quattro mani. Quindi una prosecuzione ideale del graphic novel di Yeshua, ma dedicato alla figura di San Paolo, sulla scorta della tua opera, che potrebbe essere la prosecuzione ideale, e quindi avviare poi addirittura un filone nel tempo di opere di questo tema. Sarebbe bello, Ok, io me lo auguro. certo. Ma ce l'auguriamo tutti, dai. Ecco. Va bene, Marco. Allora, io ti ringrazio per essere stato qui. Ovviamente ricordo tutti quanti Yeshua di Marco Cucchiarelli, Douglas Edizioni, acquistabile sul sito della Douglas Edizioni, mentre sul sito L'Albero dell'Arte potete acquistare invece sia il libro su Paolo, eccolo qua, e poi anche l'Apocalisse di Gesù. Quindi io ringrazio ancora Marco per essere stato qui, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo punto e noi ci diamo appuntamento al prossimo Grazie a video. te. Grazie a tutti, ciao.